Ufficialmente il nostro primo incontro ufficiale, quindi magari abbiamo commesso pure qualche piccolo errore, scusateci l'inesperienza. No, diciamo, comunque, alla fine siamo qua tra amici, tutto sommato. Magari soprattutto se non abbiamo pubblicizzato l'evento in maniera, purtroppo i nostri mezzi sono quelli che sono, noi utilizziamo prevalentemente la rete. Allora io mi presento per coloro che non mi conoscono, sono Daniele Di Buono. Di Castelbuono, faccio parte del gruppo Movimento 5 Stelle Castelbuono, istituitesi da poco fondamentalmente. Siamo ragazzi grandi, piccoli, che particolarmente hanno seguito le elezioni regionali, che hanno fortunatamente e ottimamente dato dei risultati per noi per Castelbuono inaspettati, devo dire. Siamo veramente contenti e vogliamo ringraziare i cittadini castelbuonesi per la fiducia data al Movimento 5 Stelle. E vorrei fare una comunicazione: come vedete, purtroppo non c'è Giancarlo Cancelleri, che purtroppo per motivi personali non ha potuto partecipare. Però naturalmente questo non è un problema, perché da noi, come si suol dire, uno vale uno, e quindi qua siamo tutti il movimento. E quindi Giancarlo è come se fosse qui con noi. Niente, io do subito la parola. Sì, pardon. Prima di Claudia vorrei dare spazio all'assessore Brancato, che vuole fare un intervento. Un'ultima cosa che volevo dire: verso le 17:30, Piazza San Francesco, ci sarà il punto d'incontro per la fiaccolata contro la violenza sulle donne. Lo dico per chi volesse partecipare, io parteciperò alle 19, c'è stato posticipato, perché sapeva alle 17:30. Comunque, per chi ha modo di partecipare, credo che sia un segnale importante. Adesso passo la parola all'assessore. Grazie Daniele, io per chi non lo sapesse, perché eravamo in pochi veramente quella volta che siete venuti qua l'ultima sera, vi ho accolti come cittadino di Castelbuono, nonché amministratore di Castelbuono. Sono contento che tutto ciò che avete fatto, abbia raggiunto un risultato di rappresentanza alla regione siciliana. Questo vi fa onore perché vi ha dato il vostro impegno forte, anche se su rete ha raggiunto anche chi in rete non è collegato. Questo dovrebbe essere anche per inciso qualcosa che vi dovrebbe mettere come obiettivo di raggiungere anche le persone che con la rete non hanno niente a che fare, perché la gente punta sulla novità. Detto questo, io voglio fare gli onori di casa a mio modo, diciamo così. Siccome ho letto in un'intervista che tu ti occupi idealmente di un turismo sostenibile, eccetera, noi qui a Castelbuono e nelle Madonie abbiamo in cuore che il turismo sostenibile vada sempre più avanti. Con le nostre poche forze che abbiamo raggiunto qualche risultato. In più, con un'attenzione maggiore verso quest'area protetta, farebbe molto piacere averla. Io, un piccolo omaggio personale, Claudia, è un cofanetto di cartoline che è fatto da mio fratello 5 anni fa. Una per tutti voi, a Daniele e a Maurizio Giardina. Vieni, vieni Maurizio, perché Maurizio è di Cefalù, però trapiantato a Castelbuono, che si sente molto castelbuonese. Prima di lasciarti, perché vado via, perché la festa è il vostro, per la godete e tutto, ho letto sulla stampa che avete preso un atteggiamento, tra virgolette, utile nei confronti del cosiddetto rimborso elettorale. E c'era questo momento, dice, noi vi lasciamo perché non vi vogliamo. Io
ho una mia idea, ve la dico a tutti, ed è quella che se voi lasciate questi rimborsi, lo Stato poi li può utilizzare come vuole, comprando gli F-135, andando sulla TAP, eccetera, eccetera. Sono spese per il ponte che noi non condividiamo. Quindi se voi riuscite ad avere questi rimborsi elettorali e utilizzarli per un progetto sociale, io dico che sia una cosa ben vista dai cittadini. Questa è una cosa che mi sta a cuore dire. Poi è chiaro che la rete, voi, tutti quanti siete, fate quello che volete. Però lasciare questi soldi in un calderone dove poi vengono mal utilizzati, diciamo, è una cosa che secondo me non va bene. Questo è il mio pensiero personale. Do la parola a chi. Ok, grazie e buon lavoro. Prima di tutto, grazie. Prima di iniziare la riunione, perché questo non è un incontro, ma non è una riunione. Quindi, infatti, per questo ho chiesto anche a Daniele di cercare di mettere le sedie in maniera centrale, perché comunque sia la riunione del Movimento 5 Stelle, la dovete immaginare in futuro, perché nei vostri comuni, immagino che inizierete da domani in poi a organizzare queste riunioni circolari, perché non c'è nessuna differenza tra un mio libro di voce, cioè in questo momento siamo cittadini attivisti, non ci dovete vedere come i previsti onorevoli. Volevo rispondere prima brevemente all'assessore riguardo ai rimborsi elettori, che noi come Movimento 5 Stelle abbiamo deciso di non prendere, perché il riferimento al referendum che era stato fatto anni fa, per il quale che aboliva i finanziamenti ai partiti, diciamo che il introdurre quello che è stato fatto uscire dalla porta, dalla finestra, come rimborsi elettorali, è stato un po' non rispettoso nei confronti della volontà dei cittadini. Questo è il motivo per il quale noi non accettiamo i rimborsi elettorali. Per quanto riguarda gli stipendi, visto che noi ci prenderemo soltanto i 2.500 euro più i rimborsi puntuali, la restante parte cercheremo, in questo momento stiamo cercando di capire tramite la ragioneria che ci sta cercando di dare diciamo risposte più esaurienti, non so, neanche loro sanno bene come funzionano le cose, stiamo cercando di restituire appunto i soldi all'ARS, però cercando di, cioè noi vorremmo destinare questi soldi appunto per evitare che finiscano unico, per un preciso capitolo di bilancio, che sia quello destinato alle piccole e medie imprese, che sia destinato a un'altra cosa. L'importante è che vogliamo essere sicuri che questi soldi non vengano spesi sperperati, questo è quello che cercheremo di fare noi. Comunque detto questo, se ci arriva il filo, se mi assiste la voce, non sono senza voce, quindi discuto questo. Guardo allo specifico fatto della restituzione dei rimborsi elettorali ad uno Stato che vuole fare l'uso elettorale, che non condividiamo neanche noi. Il messaggio che parole vogliamo fare passare innanzitutto è che dovrebbero essere tutti i partiti a rifiutare questi rimborsi elettorali, e soprattutto il secondo messaggio è che comunque bisogna avere fiducia nelle istituzioni. Noi non siamo contro lo Stato o contro la Regione, ma contro comunque le istituzioni che rappresentano i cittadini. Sono le persone che ci sono dentro che ne fanno poi un uso pessimo. Se tutti quanti cominciamo, da cittadini, ad avere fiducia nelle istituzioni, pensare e credere che ne facciano un uso utile per i cittadini, magari questa convinzione si va allargando e anche le persone che mandiamo dentro si comporterebbero alla stessa maniera, per cui magari non comprerebbero gli F-35, ma darebbero i soldi e eviterebbero di tagliare la scuola, per dire un esempio di che cosa si potrebbe fare con quei soldi. È un messaggio. Potremmo tenerci, come dice lei, e fare qualche cosa di utile per la cittadinanza, ma abbiamo fatto una cosa, è sempre stato il discorso, io posso a un povero posso dare un pesce e farlo mangiare, ma se gli insegno a pescare probabilmente lo sono tutta la vita. È un messaggio, i soldi che potremmo usare per una cosa da fare, ma se facciamo passare il messaggio che lo Stato deve usare questi soldi per qualche cosa di positivo, magari riusciamo anche a ottenere il risultato in questo momento. Organizziamo le riunioni di benvenuto, però vengono i nuovi arrivati che in quel momento non conoscono i nuovi.
dipartimento, di quali sono le tematiche trattate, quali sono le modalità appunto di operare, noi spieghiamo le cose base e poi ognuno fa delle domande per, appunto, per cercare un po' di capire. Diciamo che questa cosa invece ci siamo spostati, cioè abbiamo organizzato una grande riunione, benvenuto ai vari meetup delle Madonie qua. Anzi, con l'occasione volevo capire quali comuni erano presenti, Castelbuono, Pedralia Soprana, Cefalù, Cerda, Termine Medese, Gratteri, Campo Felice, Monte Maggiore e Belsito, se non ricordo, e poi non so, Pedralia Soprana, ma non c'è. Ah, Geraci, Pedralia c'è, quindi diciamo che Castella Sicula. Non c'è, no, perché siccome qualcuno mi scrive ogni tanto in chat, io quindi appunto comunicavo di questa riunione per capire. Allora, prima di tutto la prima cosa che voglio dire è che il Movimento 5 Stelle, visto che molti gruppi sono nati sotto il periodo della campagna elettorale, è prima di tutto attivismo. Questa è una cosa che noi teniamo sempre a precisare, perché è capitato più di una volta che arrivavano mail sia a Palermo, ma anche al Movimento 5 Stelle Sicilia, ovviamente siciliana, scrivendo direttamente mi voglio candidare, così. No, cioè, chi si presenta così si presenta già col piede sbagliato, perché il Movimento 5 Stelle non sono le candidature, diciamo che è una tappa le candidature, però prima di tutto attivismo, infatti per chi non lo sapesse il movimento nasce da quelli che sono i meetup, gli attivisti, quindi quelli che facevano e fanno tutta la sensibilizzazione sul territorio con varie iniziative di cui magari vi parlerò più avanti, i cosiddetti anche banchetti informativi, quindi quelli di sensibilizzazione per il territorio. Quindi il meetup nasce da questo, in particolare a Palermo, se non erro, è nato il primo meetup nel 2005, poi nel 2007 fu quello di Palermo, poi nell'ottobre del 2009 è nato il Movimento 5 Stelle in quanto, diciamo, entità politica, quindi aveva l'intenzione di metterci la faccia nelle future elezioni. Quindi diciamo che il percorso è stato questo, per questo teniamo molto a precisare che il Movimento non sono elezioni, quindi chiunque si avvicina al Movimento con questo fine piano piano capirà da solo che non è strada che spunta se si è avvicinato per questo, perché c'è una sorta di scrematura naturale. Quindi la prima cosa di cui io vi voglio parlare è appunto di attivismo, quindi la promozione e il cambiamento culturale, perché prima di tutto diciamo quella che noi diciamo essere la base del movimento, il cambiamento culturale, quindi capire quali sono sotto tanti punti di vista, quindi parliamo di promozione della legalità, quindi la lotta alla mafia, possiamo parlare anche di cambiamento culturale per quanto riguarda il consumismo, quindi parliamo di economia, di green economy, di fare consumo critico, di privilegiare ad esempio l'acquisto di prodotti locali per favorire l'economia locale rispetto ai prodotti esteri, perché sicuramente i politici, cioè, dico noi, perché parlo sempre dei politici come sono già, dimentico sicuramente la politica, diciamo così, ha il dovere di dare degli indirizzi, no? Di fare delle leggi, però se i cittadini non sono culturalmente pronti a recepire queste cose, per esempio noi potremmo anche all'AS proporre delle leggi per promuovere, che so, nelle scuole, nelle mense degli uffici, eccetera, eccetera, l'utilizzo ad esempio dei prodotti locali, cioè siciliani, in maniera da far incentivare le imprese siciliane. Questa è solo una cosa che possiamo fare noi come diciamo forza politica, però dall'altro lato anche i cittadini possono fare qualche cosa, ad esempio quando andiamo al supermercato invece di comprare la cosa che viene dall'estero compro la cosa che viene da Castelbuono, ad esempio al supermercato che io vado che sono i biscotti fatti a Castelbuono, per esempio, quindi diciamo invece di prendermi un mulino bianco mi prendo quelli di Castelbuono. Questo diciamo è un piccolo esempio che anche noi cittadini nel nostro piccolo possiamo fare le cose. Poi il cambiamento anche dal punto di vista ambientale, come sapete il Movimento 5 Stelle
questo è uno dei cavalli di battaglia del Movimento 5 Stelle. Noi proponiamo tantissimo quella che è la strategia di utilizzare 2020, di qualcuno non sto qui a spiegarvela, che non è solo una raccolta differenziata, che sono 10 punti paralleli a portare avanti. Promuoviamo un centro di selezione di rifiuti sul modello del centro di riciclo federale, insomma. Abbiamo diverse informazioni in un merito, perché diciamo che è una delle cose delle quali ci occupiamo maggiormente, e dico come forza politica possiamo sicuramente proporre queste cose, ma d'altro lato i cittadini e gli attivisti che cosa possono fare? Iniziare a fare per esempio bene la raccolta differenziata, oppure ridurre a monte il rifiuto, invece di comprarmi quel prodotto che magari ha per una cosa piccola tanta, così un imballaggio enorme, o è messo in 20.000 sacchetti, scelgo magari un prodotto sfuso. Oggi come oggi, faccio un esempio, esistono negozi terzi con la spina. Quindi, quindi quello che voglio dire è, per riassumere, questo, che sicuramente come noi possiamo agire da diversi lati, sia dal punto di vista politico, ma possiamo anche agire come cittadini, innanzitutto, quindi per quanto riguarda le scelte che facciamo nella nostra quotidianità, che come attivisti, che quindi passiamo a proprio quello che dovete fare voi nel vostro territorio, fare sensibilizzazione e informazione, perché la cosa è una cosa questa fondamentale, perché purtroppo la verità è che la gente delle volte non fa delle scelte, o sia di tipo quotidiano anche per quanto riguarda il voto, perché magari le cose non le sa, non le conosce, la gente non conosce le alternative. Esattamente questo è le alternative, quindi il vostro dovere d'attivisti è organizzare delle iniziative nel vostro territorio per fare conoscere quali sono queste alternative sul punto di vista della mobilità sostenibile, sul punto di vista delle energie alternative, sul punto di vista del turismo sostenibile. Diciamo che ci sono tanti aspetti sui quali si può operare. Faccio adesso questo in pratico, però ad esempio l'iniziativa che abbiamo portato avanti in questi anni a Palermo, ambiente, abbiamo portato avanti con le scuole elementari un progetto che si chiama Le Mani Ci Differenziano, nella quale alcuni di noi attivisti gratuitamente andavamo dai bambini alle scuole elementari, scrivevamo, io facevo parte pure di questo gruppo, andavamo alle scuole elementari a fare un po' di educazione ambientale, quindi scrivere un po' rispetto all'ambiente in genere e spiegare ai bambini la famosa regola delle 4R, riduzione, riuso, riutilizzo, riciclo, e spiegare poi come si fa la raccolta differenziata. Questo è un progetto che abbiamo portato avanti da ormai più di un anno. Un'altra iniziativa bellissima che abbiamo fatto a Palermo è l'esperienza della Libera Università Palermitana, dove organizziamo dei corsi gratuiti nei quali ognuno di voi può essere sia docente che studente, perché visto che ognuno di noi ha una conoscenza di qualsiasi tipo, sia teorico, parlo di storia, di inglese, di come abbiamo fatto corsi di simbologia siciliana, ma anche cose pratiche, come abbiamo fatto corsi di riuso natalizio, corsi di cosmesi naturale, detersivi naturali, quindi diciamo che ognuno chi voleva si mette a disposizione come docente e si fanno dei corsi gratuiti, quindi si pubblicizza su Facebook, arrivato a un minimo di 6 persone si attiva il corso, poi c'erano corsi pienissimi, ad esempio i corsi di fotografia o i corsi di Linux, sono corsi che sono lì alla grande. Questa, diciamo, l'università chiama tra noi la libera e gratuita scambio del sapere, che è molto importante. Poi abbiamo collaborato con diverse iniziative per quanto riguarda la legalità, la lotta alla mafia, quindi abbiamo collaborato con l'organizzazione del 19 luglio, insomma, sono tanti i fronti sui quali si può lavorare sul territorio. Ovviamente, poi di questo ne parlerà meglio Salvo, per quanto riguarda la pubblica amministrazione, un'altra infatti iniziativa portata avanti a Palermo, chiedo sul collo, però le riprese del Consiglio Comunale, perché non so se qua si può fare, se si possono fare le riprese, a Palermo non si potevano fare, noi abbiamo lottato per avere la richiesta, tra l'altro a stenti, perché c'era rinnovavano gli stemesi, però noi ogni tanto provavano a metterci dei paletti per evitare di, cioè comunque poi
alla fine diciamo, ce l'abbiamo fatta per appunto fare vedere alla gente cosa succederà all'interno dei consigli comunali, perché delle volte come magari alcuni paesi avranno succede un po' di tutto, la gente invece di ascoltare parla sul telefonino, si tira le palline di carta, esce, insomma. Sono queste un po' le cose che accadono, quindi anche dovere da parte dei cittadini, anche perché loro, stranamente, quando c'è la telecamera che li riprende, quel giorno magari si comportano meglio, quindi cioè, evidentemente siamo in diretta streaming là, comunque da qualche parte c'è la telecamera, siamo in diretta. Quindi dico è molto importante fare dietro sul collo, ma non per una questione di essere sempre quelli del no, quelli che vogliono andare contro. A un certo punto, visto che ci siamo resi conto che le cose vanno male, perché evidentemente alcuni politici hanno, tra virgolette, cambiato il senso della parola politica per fare un po' di interesse, allora per rimetterli sulla retta via, li stiamo un po' di sopra, in questo senso, che dico che è caso. Cristiano, che è giusto, perché dico, se la politica è appunto l'arte di governare una città per il bene comune, i politici non possono fare il bene proprio, dobbiamo fare il bene comune, giusto? Su questo non ci quindi è questo quello che noi siamo chiamati a fare, quindi fare molta informazione, molta sensibilizzazione, quindi questo è un fattore del quale appunto vi volevo parlare, perché voi d'ora in poi vi dovreste muovere nei vostri territori, quindi iniziare per esempio ad organizzare delle riunioni, non so, tramite Facebook, però come diceva l'assessore non tutti hanno Facebook o internet proprio, quindi non so, tramite, visto che voi vivete a vedere la fortuna che vivrete in piccoli paesi, in un certo senso facilita anche la comunicazione ai cittadini, magari anche con un minimo di non so, con dei volantini o con col passaparola, organizzare una riunione, per esempio faccio dal Movimento di Petraria Soprana, organizzate una riunione così vedete quali sono le persone interessate nel vostro comune, e poi iniziate a parlare di quali sono le problematiche specifiche di Petraria ad esempio, e iniziate a pensare ad alcune iniziative carine da portare avanti, ad esempio Valeria quando ha proprio dato il via con quartiere pulito, quindi questa pulizia simbolica delle piazzole abbandonate, perché ovviamente non ci vogliamo sostituire appunto gli operatori ecologici, sono delle azioni simboliche per fare capire un po' la partecipazione del cittadino, che i cittadini tengono ad avere un decoro urbano e via dicendo. Possiamo dire dei locali, magari rappresentiamo un gruppo, invece è bello che se ne possa parlare anche di questa sede. Sì, allora facciamo così, ora passo la parola a Sacco e da un po' le sue indicazioni, poi rispondiamo alle domande e rispondo pure a questa. Ah, ok, Daniele Delfano. Gentilmente, come è venuto il sindaco che saluto per essere venuto qui, come saluto l'assessore Capuana, praticamente ci sono delle macchine a quanto pare, non sappiamo se non ve lo dico, se c'è qualcuna macchina parcheggiata qui in salita San Francesco messa in doppia fila, se magari qualcuno sa che ha una macchina lì. Grazie mille, buon lavoro. Grazie. Non fatevi comprare da una busta, però. No, sicuramente. Quando abbiamo ripreso delle. No, che poi domani ci sono forse. Così è il senso della quotidianità, no? Uno deve la legalità, per esempio, facciamo iniziative sulla legalità, però le prime cose dobbiamo portarle avanti, quindi evitiamo di costeggiare, dobbiamo dire che vuoi costeggiare i costi.
piccolezza che messe insieme fanno, diciamo, quando ci parlo di operare su diversi piani, il tema della vita privata, delle scelte personali che facciamo ogni giorno, nel piano dell'attivismo e nel piano della politica. Comunque, detto questo, passo la parola a Salvo e dopo rispondiamo alle domande. Esattamente, come diceva Claudia, il comportamento è quello interiore, quindi quello che fa ciascuno di noi, compreso non posteggiare in doppia fila o non posteggiare dal circuito di sosta, ma il secondo cambiamento, un altro cambiamento che proponiamo è quello amministrativo, che porta tra le altre cose anche quello di candidarsi alle elezioni, che è semplicemente un passaggio, un mezzo, uno strumento. Il cambiamento amministrativo consiste nel però interagire con l'amministrazione dei nostri comuni e del territorio in cui viviamo. Conoscere quindi bene come funziona la macchina amministrativa, imparare ad esempio lo statuto comunale, ogni comune ne ha uno suo ed è lo strumento principe e più importante di tutti per imparare come funziona il nostro comune e per interagire con l'amministrazione. Noi dobbiamo interagire sempre nel rispetto dei ruoli, sempre nel rispetto di chi abbiamo di fronte. Noi non dobbiamo andare a fare una rivoluzione tra virgolette violenta, non dobbiamo andare a attaccare il gioco forza necessariamente chi ci amministra, noi dobbiamo correggere i comportamenti sbagliati di chi ci amministra, indicare i comportamenti sbagliati di chi ci amministra, ma anche capitato la setta pagheria, fare anche i complimenti quando l'amministrazione fa qualche cosa di corretto. Quindi una cosa importantissima è, come dicevo prima, lo studio dello statuto comunale. La bagheria, a differenza di Palermo, la diretta streaming è inserita in un regolamento dello statuto e il comune espleta questa funzione in autonomia. Inquadrano solamente il leggio dove parla l'oratore, ovviamente non inquadrano tutta l'aula, ma già è un passo avanti rispetto a comuni dove non c'è completamente trasparenza. Una volta che si è preso possesso di questi strumenti, lo statuto è uno strumento potente nelle mani del cittadino se usato con la giusta intelligenza, se usato in maniera costruttiva, ecco. Poi ripeto, dipende da statuto, dipende da comune a comune, ci sono comuni che hanno lo statuto ma non hanno il regolamento attuativo, per cui praticamente non se ne fa niente. Dovete vedere ognuno di voi nel vostro comune, studiare qual è la realtà del proprio comune e eventualmente sollecitare l'amministrazione laddove esiste uno statuto, ad esempio non esiste il regolamento che lo applica, a provvedersi a trattarsi di un regolamento. In questa maniera si possono creare i presupposti e le basi per poter fare interrogazione all'amministrazione comunale, al sindaco, agli assessori competenti che devono rispondere alla pagheria. Lo statuto prevede che la risposta sia scritta e avvenga entro 30 giorni. Devo dire che una pagheria abbiamo usato questo strumento più volte l'amministrazione ci ha puntualmente risposto in maniera anche in maniera concreta, non siamo stati così in giro, cioè stabilire un rapporto con l'amministrazione, farvi riconoscere l'amministrazione come entità non messa lì per dare fastidio, per dare problemi, ma entità messa lì per essere di controllo, di sollecitazione civile, democratica, non semplicemente come spesso la stampa tende a identificarci come populisti o come semplicemente demagoghi, cioè fare proposte concrete, quindi analizzare quali sono i problemi concreti del vostro territorio, possono essere anche piccoli problemi, problemi ambientali, strade con le buche o arrivare ai grossi problemi che può raccontare un Palermo con gli operai della Gesi o situazioni che ovviamente comportano impostazioni diverse. E questi sono i problemi che si affrontano nelle riunioni che si fanno all'interno del movimento. Ogni paese, ogni comune ha i suoi problemi e si trovano anche come risolvere questi problemi. Quindi bisogna cercare all'interno della cittadinanza le competenze che possono sapere, che possono conoscere determinate problematiche, quindi creare gruppi di lavoro se il problema è troppo complesso, se il numero delle persone, ad esempio, perché eravamo 25 prima delle elezioni, siamo arrivati quasi solo centinaio, è un po' diverso gestire e operare, fare attivismo a 25 o in 100, per cui è stato necessario dividersi in gruppi di lavoro.